Il nuovo contratto degli appalti pubblici che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio rappresenta una vera e propria sfida per quanti fra pubblica amministrazione, imprese e professionisti si troveranno a doverne comprendere i principi fondamentali e la disciplina transitoria. A Latina è partito il primo appuntamento di un corso di formazione per tutte queste figure che si è svolto al Teatro Moderno. Abbiamo deciso di attivare una procedura di formazione sostanzialmente costante perché facciamo 16 ore di formazione sul nuovo codice degli appalti rivolto a tutti i tecnici della pubblica amministrazione della nostra provincia, agli operatori e anche alle imprese che su questo territorio insistono e hanno le loro attività. È fondamentale formare le persone sulle nuove regole del gioco perché solo conoscendole approfonditamente è possibile non perdere tempo nell'applicazione delle stesse nel momento in cui diventeranno sostitutive delle vecchie regole. Ci sono delle alleanze pubblico-privato che non seguono necessariamente competenze attribuite dalla legge, ma si siedono intorno a un tavolo per trovare le soluzioni ai problemi. Questo significa fare squadra sul territorio, questo significa non lamentarsi mai delle risorse che non ci sono, ma utilizzare al meglio quelle che abbiamo. Un percorso articolato in quattro appuntamenti che ANCE, in collaborazione con Camera di Commercio e Prefettura di Latina, hanno organizzato in tempi brevi, proprio per non far trovare nessuno impreparato. Il tema è estremamente importante, è il nuovo codice degli appalti, dobbiamo garantire la conoscenza, vedete, questo è l'anno delle competenze, l'anno europeo delle competenze. Noi dobbiamo mettere in grado le persone di poter valutare e scrivere le regole insieme e avere dei modelli semplificati. La semplificazione non significa aggirare il principio di legalità, anzi, tutt'altro. Ospite d'eccezione che ha aperto i lavori della tavola rotonda sulle prime novità del decreto legislativo 36-2023, la proposta di un modello Latina, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il nuovo codice degli appalti che entrerà in vigore il 1 luglio permette di perdere meno tempo girando uffici pubblici e quindi taglia tempi per l'apertura dei cantieri, permette ai sindaci e alle imprese di fare più in fretta, garantendo tutta la trasparenza del caso perché tutti gli appalti saranno digitalizzati e trasparenti. Però un cantiere che prima per aprire magari ci metteva 2 anni, adesso ci mette meno della metà del tempo.